Very good. Good morning, everybody. Buongiorno. I'm Timothy Brock. Io sono Timothy Brock. Dovevo essere in piazza ieri sera per dirigere la mia versione adattata e restaurata della colonna sonora di Vampire, che è un film che io vidi per la prima volta a metà degli anni Ottanta, presumo. Ma la prima volta che lo vidi ho pensato: che bel film, meraviglioso. Ma in realtà, quando ci ho riflettuto sopra, non era affatto muto, era un film sonoro, però allora era muto. Il suo approccio nella sua tecnica proprio nell'ambito dell'era del muto. E la cosa che mi ricordo di più è che forse la prima volta che ho visto la colonna sonora in cui la musica rifletteva con grandi dettagli e particolari proprio la nebbia di un film, come si dice. Era la prima volta in cui ho sentito una musica che sembrava come un sogno, che aveva il suono della nebbia del sogno, non in maniera impressionistica, però proprio davvero così, perché nella fragilità delle corde, strumenti a corda e anche degli archi e anche della realizzazione musicale per il film, pensavo che fosse unica nel suo genere. E quindi ho pensato: ecco, questo sarebbe geniale come film muto. Però mi sono reso conto che la tecnologia di rimuovere gli effetti sonori e il dialogo da un film era molto più difficile di quanto non sia adesso. È ancora molto difficile, lo notate? Quando il sonoro di un film che è entrato, no? Si può sentire l'antichità di questo suono, i sibili e anche i graffi nel senso del dialogo. E uno era meglio dell'altro sicuramente, però all'inizio del film, quando Alan arriva all'albergo, il primo pezzetto sonoro che si sente, cioè battere sulla finestra, aveva un suono terribile, era un suono così cingolante, è come se qualcuno schiacciasse delle noci. E la ragazza sopra il tetto che dice: vai in giro, gira dietro, il sonoro è terribile, è come il primo, è come se inventassero il sonoro in questo primo dialogo. Però cioè, mi sono innamorato di questo film e della colonna sonora, e quindi volevo fare una versione di questo film silenziosa. E a fine anni Ottanta, insomma, non è proprio considerato etico all'epoca, cioè non lo si farebbe, non si trasforma un film sonoro in un film muto. Però allora ho pensato che fosse un'ottima idea e quindi ho imparato un bel po' da allora, e mi sono reso conto che con la tecnologia che aumenta, quindi si può fare un film sonoro come se fosse un film muto. Ci entrerò poi più tardi, insomma. E cercato di trovare la colonna sonora per molto tempo. Ho parlato con quell'uomo lì che sta entrando diverse volte con altre persone per la colonna sonora, la partitura. Dove si trova la partitura? Può essere qui, può essere lì. Ho parlato a Mark Kerber, ovviamente. Alla fine siamo riusciti a rintracciarla. Ma non sapevamo se fosse completa, la completezza, beh, comunque non sapevamo quanto completa fosse. E poi sono stato molto lieto di, dopo averla trovata, di ottenerla. 85-95% completa per quanto riguarda cioè la partitura scritta, però tanti modifiche, aggiustamenti, come troviamo nelle partiture dei film delle origini, perché si trovano dei cambiamenti del compositore, oppure con Chaplin, ovviamente Charlie Chaplin, quando io ho restaurato Tempi Moderni nel 99, non so, la partitura era uno spessore di 1,5 metri, perché aveva adottato tanti cambiamenti proprio nella sezione
musicale, quindi anche qui ci sono tante improvvisazioni. E siamo riusciti a trovare la partitura ed era così. Se riesco ad aprire il file, questa è la prima pagina. E se voi non sapete leggere la musica, è esattamente, corrisponde a un suono, però è molto chiaro come, come voleva che fosse suonata. Insomma, inizia lentamente, piano, nella prima misura. Questa è una misura, a sinistra, molto lentamente, e poi appare i titoli nella seconda nota del secondo rigo. E poi bam bam, e poi dice vampir. Poi c'è il violino. E quindi questa è la pagina più chiara di tutte. Non ci sono cambiamenti, non ci sono annotazioni dell'autore, niente. Quindi quando l'ho visto ero molto lieto. E adesso vi faccio sentire quindi la prima parte. Spero di riuscire di farvi vedere insomma questo e poi dopo anche la parte dei titoli. I'm clicking on that. Sorry, I'm trying to get the vampire. There it is. Vediamo qui. Questo è l'uscita della Criterion. Ecco fatto. Non è proprio così facile da vedere. Quindi questa è proprio, vedete, la parte iniziale. Sentite? Questi sono i titoli che appaiono. La lunga nota nero e poi la seconda nota della partitura. That's the first page. The first page is done. It's now on the second. Questa è la prima pagina. Third page. Terza pagina. So, anyway, it goes on from there. Ecco qui continua. Let me go back to the manuscript then, if I may. Possiamo tornare di nuovo all'immagine della partitura. So that's So that's the first page. Second page. Quindi abbiamo la seconda pagina. Again, pretty clean. Molto pulito. Everything is pretty clear. Molto chiaro. And then of course you can see up under letter B. E quindi vedete sotto la B, che è una nota americana, potete vedere. Quando sentite qualcosa che non gli piace, allora la rigira e poi dice ai musicisti di quello che fare, perché non è possibile, no? Quindi scrivere e riscrivere tutto, però lo dice ai musicisti. Io faccio così almeno. Però sotto questo manoscritto ci sono anche delle scritti, delle sottolineature in penna. E poi ha scritto sopra con la penna. Non so se li ha messe e dopo che l'ha composta, poi l'ha fatto dopo e poi l'ha depositato negli archivi. Non so quando la tempistica di queste variazioni. Ci sono però tante cose che erano difficili da capire. Perché quando ha scritto la partitura,
presumeva di essere l'unico che avrebbe visto la musica, quindi non era molto attento sulle indicazioni per che cosa significa una cosa al posto dell'altro. Quindi queste sono indicazioni del tempo, nel tempo musicale. Scusate un attimo. Quindi una sezione qui. Beh, cerco di ingrandirla. Vedete tutta la scrittura che si vede sotto, quelle piccole note. Non siamo sicuri che cosa voglia dire. Qui c'è scritto David. Ha scritto David dappertutto. E se sapete qualcosa del film, il motivo per cui il protagonista si chiama Alan. Però per qualche motivo la versione su cui lui stava lavorando, è forse perché è la versione britannica di questo, forse qualcuno mi può anche correggere, perché non sono proprio certo, è un'ipotesi, ha scritto David invece di Alan, perché nella versione in britannica il protagonista si chiamava David invece di Alan, quindi quando vede David lo scrive David. E poi ci sono tante altre cose che sono indecifrabili per me, come vedete il mio cursore? Per esempio, qui non ricordo nemmeno cosa sia. Comunque, qui cioè, dovevo capire tante cose che erano imperscrutabili, quindi ho chiamato Martin Kerber di aiutarmi, perché sapevo che lui sapeva a memoria il film, poi è tedesco, quindi gli ho chiesto di aiutarmi a cercare di risolvere questi misteri per capire dove vanno le cose nel sync, nel sincrono. Quando guardate il film si presume che Zeller ha messo tutta la musica in sincrono, esattamente dove voleva che fosse, ma non è questo il caso. Potete vedere che diverse volte non era a tempo. No, non stiamo parlando in un periodo in cui c'erano gli streamers e poi i codici, i time code necessari su cui lavorare. Una versione molto antiche di queste, ma non molto precise. Quindi tutte queste cose che sono qui sono indicazioni dove penso che per impostare la musica con le scene. E penso che ci siamo avvicinati molto al risultato finale, perché per capire dove vanno le cose e anche il tempo, e usate la stessa formula in un'altra sezione dove il tempo non deve cambiare, e quindi capisci dove deve andare, perché lui l'aveva appunto composta con un metronomo, insomma, quindi sapeva esattamente come e dove andare, però a volte si sbagliava. E quindi mettere la partitura in una forma suonabile, ecco, è l'aspetto più difficile, perché capire come usare il sonoro in maniera efficace e cercare di farlo sembrare senza soluzione di continuità, in maniera fluida da un punto di vista visivo ma anche musicale, perché ci sono effetti sonori nel film e che sono stati fatti completamente dall'orchestra e dalle sezioni delle percussioni. E quindi Eben Meisel ha inventato questo strumento che si chiama la scatola dei rumori, the noise box. Sì, ha un nome tedesco quasi impronunciabile, mi scuso. E quindi è una scatola, insomma, sonora, dove ci mettete tante cose dentro che fanno tanti rumori, e poi dopo c'è una manovella, no? E si gira come se fossero un po' degli ingranaggi. Si chiama la macchina dei rumori, la scatola, come volete. Quindi lui ha utilizzato questo, e il percussionista doveva muovere questa manovella, e si trova alla fine, no? Quando si vedono gli ingranaggi che si muovono alla fine del film. Ho pensato di cercare di ottenere una scatola dei rumori per fare tutto dal vivo.
cosa avevo fatto con le campane e altre cose. Però invece ho deciso che una delle qualità migliori di ciò che amo di Vampyr è che gli effetti sonori che hanno fatto allora per alcuni aspetti del film, il suono degli ingranaggi del mulino, per me era troppo prezioso da coprirlo con una versione moderna, e quindi ho deciso di fare tutto. Ho usato una scatola del rumore del 31, registrazione del 31, e poi ho trovato una versione di quella scatola del rumore e dei rumoristi per farlo dal vivo insieme. E quindi è stata una scelta personale che ho fatto e pensavo che fosse la soluzione migliore. Alcuni effetti sonori c'erano presenti, in cui si può dire che dovevano essere lì, però il sonoro non rappresentava quello che dovevano invece rappresentare. Quindi, non so, una maniglia di una porta che non si sentiva, era solo un rumore, quindi l'abbiamo sostituito. Poi dopo, quando si bussa alla finestra, l'abbiamo visto, però le abbiamo sostituite il secondo effetto quando bussa alla finestra per la prima volta, non si sente niente. Allora la seconda volta, prima che la ragazza lo faccia entrare nell'albergo, allora c'è veramente il suono di quando batte molto chiaro, e quindi abbiamo preso quel sonoro e l'abbiamo messo all'inizio, quando il sonoro non si sentiva di battere alla finestra. In questo caso, se avete sentito com'era l'apertura, and just removing, quindi qui si rimuove. Beh, dal momento che si rimuove la musica dal film e si lascia tutto il resto. Io voglio saltare questo perché l'abbiamo già visto. Avanti veloce, si può fare? Questa è la copia che ho usato la notte scorsa. Qui abbiamo il solo quando arriva Alan, c'è la musica qui e non c'è nessun sonoro dal film. Poi ecco sbattere contro la porta, che abbiamo visto era muto originariamente, silenzioso. Ecco, questa invece è la seconda battuta che l'abbiamo messa al posto della prima. Poi gira e sapete che è la stessa qualità del bussare alla porta o alla finestra in questo caso, quindi sono identici. Ci sono delle qualità diverse di sonoro. Gil Babers, che lavora nel laboratorio di Bologna, abbiamo fatto tutte le estrazioni sonore insieme, e lavoriamo insieme da ormai 10-12 anni. E ecco, per esempio, qui, questa. Ho deciso di usare la campana originale perché c'è una qualità specifica che non si può sostituire dal vivo, e ovviamente quella campana che vedete, perché sostituirla? Ovviamente è facile. Ecco, fermiamo. È facile sostituire una campana da un punto di vista musicale, però è impossibile sostituire una campana con lo stesso suono, con un suono dal vivo. No, non è possibile. Una campanella che suona dal vivo non ha lo stesso effetto. E poi si vede l'uomo con la falce che da dietro suona la campanella. Insomma, non volevo imitare questo.
Poi francamente è quasi impossibile sincronizzare una roba del genere, pensate come direttore d'orchestra, ci vuole una pratica continua, non dico che sia impossibile ma è difficilissimo e quindi è una scelta che ho voluto fare, lasciare quanto più possibile il sonoro originale in quanto non è un film sonoro e non è un film muto, mi correggo, e quindi avendo lavorato sui film di Chaplin cioè da tanto tempo, ciò che abbiamo fatto con Modern Time, tempi moderni, abbiamo cercato di mantenere gli effetti sonori originali per quanto possibile. Ciò che abbiamo sostituito completamente in quel caso è la sequenza della macchina. Sì, quindi, sì, che vedete, abbiamo cioè questi le macchine che puliscono gli aspirapolvere, l'abbiamo fatto a Los Angeles negli anni '80. E quindi, considerando la tecnologia del passato, insomma, è molto, molto meglio. Adesso si tratta soltanto, una volta che abbiamo rimosso la musica dal film e risostituire gli effetti sonori, dobbiamo solo far sì che gli effetti sonori e l'orchestra lavorino in sincrono come un'unica cosa. La tonalità degli effetti sonori, come ho detto prima, i percussionisti hanno fatto quasi tutti gli effetti sonori nella registrazione originale. C'è una tonalità specifica che hanno gli effetti sonori e bisogna farle combaciare. La tipologia di questo è quando si lavora con una vecchia registrazione, poi i livelli sonori non è una tonalità stabile, quindi l'arco universale. Io non sono un uomo di cinema, no? Sono musicista, come non abbiamo sentito il suggerimento, però comunque non è un livello universale sonoro che vi si a zero, ma va su e giù. Quindi l'orchestra deve lavorare a quel livello, poi Lionel era a letto e si sente condannata per la vita, sta perdendo la sua anima e quindi si sente, lei piange proprio in maniera però sottotono e quindi la musica deve riflettere questo e quindi lei quando inizia a scoppiare, a piangere, cerca però di ricomporsi e quindi piange. E ci sono diversi strati di sonoro con la musica che va affrontata, quindi la musica deve fare un intreccio e quindi entra ed esce, deve apparire tutto molto naturale. È per chi fa l'opera, insomma, è un po' come lavorare, no, con un recettivo, cioè ci sono questi accordi sostenuti, mantenuti, e questo avviene anche nel film con Lione. Lione, ma lo dico in italiano perché vivo in Italia da troppo tempo e quindi quando Lione comincia a piangere non riesce e allora si lascia andare e scoppia in lacrime e quindi il sonoro si alza e sostiene quell'effetto sonoro di prima. È quello che aveva fatto Zöller, anche lui l'ha fatto e adesso ve lo faccio vedere. Questa è la mia versione. I want to go to the other version, sorry. Thank you. Yes, yes, thank you. I'm going to go to that scene. Okay, thank you. Let me get to that. Oh, sorry, I didn't mean to let that play. No, non volevo che partisse così, mi scuso. As you know the film. Sorry, guys. There it is. So, is it full? No, sir. There we go. Double click. But you hear the music
Sentite la musica che riflette le parole del testo in questa sequenza di libri per non distrarre troppo, perché il compositore sa che la gente deve leggere, però insomma si muove, no? La musica va. Quindi la musica reagisce al sonoro. Il sassofono entra, che è un po' insolito come scelta musicale, ma lei è in trance, è sotto l'incantesimo del vampiro e quindi bisogna usare uno strumento insolito per rappresentarla. Ecco, la musica accompagna i suoi gesti. La musica si abbassa, scende. And then moves on. E continua. La musica sembra quasi sconfitta e poi si modifica un semplice strumento, i cimbali che però non si sentono tanto e riflettono il cambiamento della sua espressione sul volto. Qui c'è un tam tam. Adesso è una persona completamente diversa e la musica è completamente diversa. Went from very weak to very strong. Quindi passa da molto debole a molto forte. So you can hear the, sentite qui il modo in cui la musica si sviluppa e il sonoro che deve sostenere anche il suono più sottile. Lei insomma si lamenta all'inizio, poi c'è questo grido spiegato e quindi il compositore conosce bene la composizione musicale per i film muti, perché esattamente fai così da un punto di vista musicale. Si riflette la persona che parla, in questo caso negli intertitoli, però qui dal vivo lei parla col sonoro, ma nei film muti ci sono i cartelli, gli intertitoli, e poi dopo riporta uno strumento che è insolito, che vi fa ricordare che c'è qualcosa che non va con quella persona. In questo caso abbiamo il sassofono e poi lei, cioè arriva il tam tam mentre lei piega la testa. Il tam tam è come un gong gigantesco, se siete nel pubblico non si vede, però è un gong che se fosse per terra sarebbe così di diametro, è enorme. E sì, si suona, no? E lo si colpisce così, di fronte ma da dietro, sbattendo, in modo che il corpo faccia un po' smorfi il suono. E quindi lei piega la testa, gira la testa, e poi arriva il tam tam, che è il segnale della sua trasformazione. E lei è un'artista meravigliosa, mi piace tanto vederla, è una grande attrice. Cioè trasformarsi così, e Zeller è abbastanza furbo dal farlo, da accompagnare questo cambiamento con questi picchi, con il violino, i trilli del violino molto, molto elevati, molto alti e acuti, e quindi è una persona diversa sia dal punto visivo che musicale. Se pensiamo alle note alte al violino, ci sono dei passaggi di cui non mi sono reso conto che dovevano esserci stati ed essere stati importanti assolutamente, perché sono tanti i passaggi in quella parte che in modo così chiaro hanno poi un'influenza su questo pezzo, perché è un
brano musicale incredibile e vediamo anche i pattern, struttura anche degli archi, che non avevo visto in nessun'altra partitura in questo modo, quindi sono rimasto veramente sorpreso e anche molto contento nel trovarle, nel trovare questi tratti. Quindi lavorare sul sonoro, naturalmente il film sonoro è molto diverso rispetto al muto, questo lo sappiamo, nel film muto compositore ha una, se pensiamo che appunto il registro sia già mancato, regista sia già mancato da tempo, si pensa, un compositore moderno ha una possibilità enorme di fare quello che desidera, per così dire. Quindi dobbiamo essere molto sensibili nei confronti del regista, non tutti ci comportiamo così, però la maggior parte delle persone che hanno, sono occupate di una partitura per una colonna sonora di un film, prendono in considerazione tutto questo. Ovviamente. Ora, scrivere per un film muto, allora si può fare quello che si vuole, è proprio un mondo a nostra disposizione, mentre nel film sonoro non abbiamo questo tipo di lusso, non sappiamo che dobbiamo avere a che fare con il dialogo, gli effetti sonori e cose del genere. Quindi è molto specifico, ovvero i compositori moderni, come abbiamo visto, come Daniela Lei, che scrive tantissima musica splendida per film contemporanei, deve occuparsi del sonoro sempre, il dialogo, gli effetti sonori, deve occuparsi di tutti questi altri fattori, dove, mentre qualcuno come me non lo fa mai. Quindi non sarei in grado di farlo, devo dire, quindi bravo, complimenti, usa l'italiano per dirlo. Quindi è un animale, una persona totalmente diversa. Qui bisogna fare entrambe, perché naturalmente io non sono qui il compositore, ma devo trattare la musica come lo fece lui, il compositore. Dobbiamo anche imitare, se vogliamo, la prestazione di qualcun altro, che è un altro fattore. Quando ci si occupa di restauro della partitura in questo tipo di film, si è bloccati in una capsula del tempo, non sei in grado di uscirne. E questo senz'altro con tutti altri tipi, per esempio, di restauro di cui mi sono occupato, che sono stati registrati, non quelli che non sono stati registrati, come per esempio Shostakovich New Babylon, per esempio, una partitura che non è mai stata registrata inizialmente, originariamente, mentre Chaplin invece registrava ogni nota che creava, anche Ruben Hurdy le sue registrazioni, quindi si era bloccati in una prestazione che si poteva presupporre fosse accurata, perché era il compositore stesso che dirigeva l'orchestra, come in questo caso. Quindi tutte le dinamiche o l'espressione, portamenti, tutte le note che Zeller ha scritto in tutte le sue opere o che avete potuto sentire dovevano essere imitate e scritte, e questo comprende anche naturalmente una prassi di come si eseguivano i pezzi negli anni 20, perché loro 100 anni fa ovviamente suonavano la musica in modo totalmente diverso da come facciamo ora. Quindi dobbiamo arrivare all'orchestra, dobbiamo parlare agli orchestrali per un bel pezzo prima di cominciare a fare le prove su come poter suonare la musica in uno stile particolare, perché anche nel repertoire classico adesso, per esempio, se suonano Brahms come lo suonavano 100 anni fa è diverso da come lo si suona ora. Quindi è qualcosa di unico, specifico di quel periodo particolare storico. Quindi ho dovuto parlare agli archi, come dovevano usare, quindi un vibrato molto intenso, per esempio bruciante, quando dovevano passare dalla prima alla terza alla quarta posizione, volevo sentire questo scivolare all'interno della nota. Quindi ho dovuto scrivere tutti i crescenti, quindi è molto importante che un tipo particolare di film muto, perché il trombone istintivamente ovviamente cosa fa? Fa così, suona il trombone, punto. Però questo trombone, Zeller ha chiesto al trombone di suonare con un in sordina, era molto importante, quindi era una sordina particolare.
Io per esempio quando dirigo l'orchestra so che dovevo mettere questa specie di sordina, quindi questo grosso blocco sulla campana, proprio per poterlo fare in sordina. E non so perché l'abbia fatto e non ho ancora capito perché di questo. Forse lo voleva che suonasse un pochino come un altro tipo di strumento, fiato, però sì, possiamo chiedere a diversi musicisti anche in Germania, però questa è andata così, quindi ha dovuto sempre utilizzare la sordina. E qui è molto strana questa parte della partizione, perché non ci sono flauti, non ci sono oboi. Qui ha utilizzato soltanto un corno francese e l'ha utilizzato soltanto per la sequenza del funerale al termine del film, quando aveva questa marcia, la marcia ovviamente del defunto o funebre, e quindi era molto triste, era molto particolare, quindi ha dovuto utilizzare gli ottoni, quindi 12 battute del corno, e quindi l'ha utilizzato proprio più o meno le stesse battute, e quindi vediamo il bandoneum, è stato utilizzato soltanto in questa sequenza con quel pochino di musica, vediamo i ballerini, le ombre dei ballerini, è stato utilizzato solo lì, solo in quel punto. Quella sequenza. E poi c'è stato anche un secondo trombone che aveva 4 battute da suonare, quindi in pratica non lo si può fare, non si può chiedere a un suonatore di trombone di fare 4 battute e poi pagargli il pieno della sua tariffa, e questo non può accadere. Quindi c'è chiedere anche a chi suona l'accordeon, la fisarmonica, quindi di fare questo tipo di battute, non è molto pratico, assolutamente, quindi ho dovuto un pochino, se volete, riposizionare questi strumenti. Però vediamo nella partitura se abbiamo qualche musicista che sa suonare la fisarmonica, che non l'ha suonata, e se abbiamo un secondo trombone che lo suona. E questo era a livello originario, quindi ho riscritto tutta la strumentazione originaria sulla partitura e ho detto ho sostituito questi strumenti perché molti musicisti non hanno, per esempio, fisarmonica che possa essere suonata e così via, quindi gli orchestrali devono suonare esattamente come era la partitura originaria di Zeller, quindi secondo trombone per esempio che vediamo per 64 minuti deve contrastare la battuta, e non lo volevo fare perché questo è un incubo, 3-4 per 64 minuti è tantissimo, e farlo sempre nel punto giusto non è certo pratico farlo, però se qualcuno lo vuole fare in questo modo, bene, e questa com'è la partitura originaria, quindi ha la possibilità di farlo se vuole. L'idea di massima lavorare con un sonoro in un film di questo tipo è un po' come fare sonoro e muto insieme. È stato molto divertente farlo, mi è piaciuto tantissimo farlo. 6 settimane prima della prestazione ho chiesto a Gianluca, ho detto, sai, sarebbe molto bello se noi potessimo avere una delle campane, pensavo a San Petronio, che poteva suonare la campana di San Petronio. Questo avevo in mente. Non è stato possibile perché hanno sostituito il sistema delle campane, che adesso è molto moderno, è difficile, quindi abbiamo avuto l'idea di chiedere al podestà. Podestà di chiedere, ha suonato benissimo, devo dire, la campana, quindi il campanaro del Podestà ha fatto veramente un ottimo lavoro, quindi abbiamo chiesto a Cecilia e altri di fare in modo di avere permesso che la campana suonasse proprio in quel modo, e sono stati in grado di farlo. Paolo c'era, ha guardato il film, ha alzato la mano e ha detto vai dal campanaro e fai suonare l'orologio, e questo è molto importante, io me l'aspettavo proprio, ma l'ha fatto, è andato benissimo. Benissimo, è stato molto bello, veramente, e quindi è stato molto bello anche la sera fa, è veramente molto bello in Piazza Maggiore, è stato stupendo. Palazzo del Podestà con l'orologio che suonava, veramente stupendo, devo dirlo, stupendo. Ok, I saw a hand over here, ok. He was here, I think... That's fine. Go ahead. Whoever wants.
Please. Why don't you go ahead and ask me the question, I'll see if I can answer while there. Una domanda. Non lo riusciamo a sentire, purtroppo. Ci dispiace, non sentiamo proprio la domanda. Problema tecnico, credo dica, ma... Ci dispiace, non sentiamo. Yes, I mean the thing is you have to consider two. Allora, bisogna tenere presenti due elementi. Questa orchestra era molto di pochi elementi, quindi se ascoltate la registrazione ci sono forse quattro primo violino, quattro o cinque, due secondo violino, un violoncello, una base, una viola. Quindi naturalmente non penso che il bilancio, i soldi a disposizione fossero tanti. Quindi voleva anche un suono più intimo, credo, per quanto riguarda la dinamica. And the way he phrased it, il modo in cui ha fraseggiato, io posso dire che pensava che sarebbe stato di più il numero degli orchestrali, però non lo è stato purtroppo. E quindi per quanto riguarda anche farlo dal vivo, naturalmente bisogna aumentare gli archi che si hanno a disposizione e naturalmente se pensiamo agli adagi sui suonatori di archi, per esempio, è molto più facile che il suono sia più soft, più si hanno archi a disposizione, al contrario di quello che potremmo pensare, perché senza semplicemente che sia più forte il suono, ma è contrasto, il contrario, l'effetto è che più alto è il numero dei violini e più soft, più dolce il suono, perché non c'è una voce solo, è tutto un insieme di suoni pochino più lievi. Quindi io credo che abbia effettivamente preso in considerazione quanti fossero gli archi a sua disposizione e non lo so se ha pensato alle limitazioni della registrazione. Non lo so questo, forse semplicemente pensava che è diverso ovviamente da quello che è dal vivo, questo sicuro. Is it working? Yes, it is. Mi sentite? Okay. Sì. Grazie mille, grazie per quella bellissima presentazione di ieri sera. Io mi chiedevo semplicemente, ci sono degli altri brani, per esempio nella critica nel 32, nella premiere, dissero che la prima e la seconda volta che si è suonato c'erano dei problemi, quindi sembrava un pochino strano a me leggere questa critica. Ci sono delle indicazioni precise nella partitura che forse sia stato più breve, più accorciato in pratica? No, ci sono dei pezzi non dal vivo, che non sono stati dei brani di cui non ho l'esitazione, ci sono alcuni estratti, alcuni brani, però vi sono anche delle parti che sono state tolte dal film, come quella in cui fanno in modo che il medico non avveleni, non vada avanti con l'avvelenamento, c'è questo suono di crash, poi c'è un silenzio muto, 30 secondi muto, è molto 30 secondi finché non esce dalla scena. E questa è una bellissima ovviamente ripresa che fa un cerchio intorno alla stanza prima di uscire, quindi non c'è una musica per quello, ad esempio c'è un taglio, però il film c'è, ma non c'è musica e questo è un errore di sgarbi, c'è stato veramente un problema lì nel, purtroppo, ma io non ho visto nessuna indicazione di tagli di qualunque tipo, devo dire onestamente, ho sentito anche questa storia che fra prima e secondo spettacolo hanno cominciato poi a tagliare, ma io non lo vedo, mi spiace, non sentiamo adesso, il commento è fuori microfono. Sì, sicuro, potrebbe essere, però questa versione no, no.
credo che sia completa. Ha sentito parlare del teatro del Gran Guignol a Parigi, che era un teatro con degli effetti molto particolari di sangue, e quindi parti del corpo che venivano tagliate e così via. Quindi era troppo brutto, e allora si dice come aggettivo adesso, ah, quello è Gran Guignol, è Gran Guignolesco. Quindi il Gran Guignol era un teatro molto a basso costo, buon mercato, dice negli anni 20, avevamo questi attori, un piccolissima orchestra, ma si aveva qualcosa che veniva ereditato, se vogliamo, dai primi anni degli anni 10, questo effetto della scatola delle effetti sonori. L'abbiamo visto ieri, era una macchina del vento, è una cosa bianca, come un barile, c'è una tela all'esterno, quindi sì, quindi abbiamo una macchina degli anni 20, quindi che ha tutti i suoni che si può prevedere, quindi si sente tutti i vari rumori, cling cling, la locomotiva, il treno, il fischio, ed è interessante, noi abbiamo scoperto che alla fine degli anni 20, all'inizio del sonoro, tutti i film animato non avevano il suono di un vero vento o di una vera porta che si apriva, chiudeva, o dei treni, ma si avevano queste macchine, perché preoccuparsi di avere un effetto sonoro vero e proprio quando la gente va benissimo, alla gente se si ha questa ricostruzione a basso costo. Pensavo alla scatola degli effetti sonori, sì, questa scatola dei rumori, come vi ho detto, è stata un'invenzione di Naiso ed è stata utilizzata molto, direi, sì. Però gli effetti sonori si facevano così tanto di frequente. Ieri, l'anno scorso l'abbiamo fatto, il genere generale, quindi per vedere anche, per esempio, Railroad Invitation, dove c'è ovviamente la ferrovia, e quindi abbiamo otto molle che sono collegate, quindi si può sfregare su queste specie di elementi in metallo, e si ha questo suono, e quindi anche nel 1915 si è avuto questo tipo di suono. Qui non era possibile col Covid, non potevo tornare negli Stati Uniti, io vivo qui a Bologna, quindi ne ho costruito uno io. L'ho utilizzato a questo scopo, ed ora ogni volta che faccio il general devo prendere questo dispositivo, scatola, con me dovunque. Fra l'altro è molto pesante, fa un sacco di rumore, però dice, oh, mamma mia, ma che diavolo è, mi chiedono tutto questo. Quindi è una vera locomotiva dell'imitazione, è ovvio cosa sia, lo capiamo benissimo, mi dicono. Quindi sì, è molto comune questo fatto, e mi è piaciuto. E abbiamo avuto in effetti ieri una macchina del vento che è uno stupendo mostro di strumento, perché voglio che il percussionista fosse davanti, in piedi, davanti a tutti, perché ha fatto un lavoro eccezionale ieri. Altre domande? Forse più un commento. Intanto grazie mille, ci è piaciuto tantissimo lo spettacolo ieri con la campana, bellissimo. Non lo so che cosa inventerai la prossima volta, non lo so, bisogna pensare sempre alla sicurezza, però no, è stata veramente una serata stupenda, mi è piaciuto molto anche la presentazione che ha fatto sul restauro, mi è piaciuto molto anche oggi, perché il Vampire ovviamente è un sonoro, quindi abbiamo ovviamente chi si occupa dei diritti materiali e immateriali, ma si è riuscito ad andare molto avanti, si è riuscito a svolgere la tua missione nel modo migliore. Grazie, grazie mille del complimento. Perché sì, io vorrei chiedere, lo possiamo far vedere? Puoi creare una nuova partitura, per esempio, okay, per questo? Quindi chiudi gli occhi e speriamo che si possa fare. Non è più tanto un mostro a cui pensare, ma sarebbe molto bello. Veramente mi è piaciuto tantissimo, sia ieri che anche la presentazione del restauro. Grazie, veramente grazie. Qualcosa da aggiungere? No, good. Bene, allora vi ringrazio molto dell'attenzione.